Salve a tutti, anche oggi abbiamo un lavoretto da fare, abbastanza veloce direi, adesso vediamo nel dettaglio. Ecco, io vorrei rettificare il cono MT3 di questa contropunta, perché non è proprio perfetta, non si adatta perfettamente il canotto. E nel frattempo voglio anche approfittarne per rettificare proprio la punta centrale, che c'ha già tutte delle rigature, delle magagnine, non so se si vedono qui. Ecco, ho visto tanti sistemi per fare queste cose, ho visto chi usa l'elastico, ho visto chi blocca la rotellina e la mette sul mandrino fisso, però chiaramente se uno vuole fare una cosa precisa bisogna fermare questo e lasciare ruotare la contropunta. C'è chi usa l'elastico e lo trascina con una piccola puleggia, cioè io userò un metodo alternativo, userò una rettifica tangenziale per fare questo e vediamo se funziona, ma sono convinto di sì. Adesso prima facciamo questa rettifica cilindrica, anche se a cono, comunque sempre di rettifica cilindrica si tratta, e poi facciamo questa qui che lo faremo con ammollatura tangenziale. Andiamo a vedere. Il tutto lo faremo col mio affilatore, che è bellissimo e funziona, che è una meraviglia, con tutte le sue gradazioni per angolarlo di qua e di là, al quale ho già messo su una molla piana di 350 con grana 350 e dovrebbe fare bene questo lavoro. Questa molla qui non l'ho mai usata, dico la verità, quindi adesso la proviamo e vediamo come funziona e se funziona. E avanti, andiamo sul tornio e piazziamo. Naturalmente per fare le operazioni coniche dobbiamo usare il canalino superiore inclinato come il nostro pezzo che dobbiamo lavorare. Ecco, e di conseguenza ho messo su questa testina col dado di 13, così posso inserire l'avvitatore, il trapanino, per avere un'azione continua e omogenea. Ecco. Per riprendere la conicità perfetta ho messo su questa contropunta che non uso quasi mai, quindi è bella e anche rettificata, quindi dovrebbe essere bella e precisa. L'ho già provato sul cono, è perfetta. L'ho già provato sulla testa mobile, è perfetta. E usiamo questa inclinazione. Naturalmente l'ho già messo in rotazione perfetta e adesso ne riproduciamo la sua angolazione. Ecco, abbiamo rilevato esattamente la conicità di questa contropunta fissa. Bella ferma. Ecco, adesso mettiamo su la nostra contropunta, la prendiamo proprio per l'esterno, per la cassa esterna. Guardiamo comunque se è centrata, adesso sul comparatore. Ecco, questa è centrata adesso praticamente. E adesso possiamo iniziare a lavorarla. Ecco, adesso adagiamo la molla. Ecco, qui ho già visto che c'è un'incongruenza, non è perfettamente piano nonostante sia, invece noi dobbiamo rispettare questo appoggio. Ecco, adesso dovrebbe andare meglio, proviamo. Esatto, qui è bloccato senza fare tanta pressione. E qui è bloccato, perfetto. Diamo un'occhiata anche sotto se effettivamente toglie ogni luce. Sì. Ecco, siamo pronti per la lavorazione. Naturalmente metterò una marcia bassissima perché lo voglio far girare lentissimo il tornio e quindi mi avvalgo anche dell'inverter. Ecco. Ecco, per farlo andare un po' più piano mi avvalgo anche dell'aiuto dell'inverter, che qui c'ho solo mascherina, ma l'inverter ce l'ho sotto,
E niente, accendiamo. Abbassiamo un pochino, l'abbassiamo, lo facciamo girare. Così, così mi piace. Trentina di Hertz, va benissimo. Ottimo. Così. Gira la velocità giusta che penso che sia giusta per fare il mio lavoro. Ok. Adesso accendiamo anche l'affilatore, che in questo caso diventa rettificatrice. Vi sarete accorti che il cono non era fatto bene, infatti là era molto più grosso di quello che doveva essere, infatti toccava solo davanti e la parte dietro sbilanciava. Adesso ho girato anche il tornio, la rotazione del tornio, perché ho voluto provare, e comunque adesso la finiamo.
vorrei tirare via il meno possibile perché era già quasi fine corsa nel canotto. E io direi che così non sia male, non sia. È perfetta. È un liscio stupefacente. Comunque direi che sia quasi perfetta, eh? Non posso togliere tutti i segni totali perché, ripeto, vado troppo giù, dopo mi manca il materiale, però insomma la superficie è perfetta, la superficie. Ok, andiamo a fare la parte davanti, andiamo a fare. Qui l'importante è che sia dentro, non importa che sia proprio perfetta, perché tanto facciamo ruotare questo, noi facciamo ruotare, quindi... In questo caso blocco il divisore che sta fermo lì, anche se non dovrebbe girare, però penso che è meglio che stia in una posizione fissa. Ecco, divisore a posto, il mandrino non gira più e adesso facciamo girare questo qui, facciamo girare praticamente solo. Allora, per fare la punta davanti dobbiamo dare un'inclinazione di 30 gradi. Abbiamo già girato il carrellino, dopo però la minuzia la facciamo con la molla appoggiata sul cono. Ecco, noi dobbiamo lavorare con l'inclinazione più o meno così, che adesso farò la minuzia, però per poterla fare girare, e ripeto, c'è chi la fa girare con l'elastichino, con una pulegina, con un qualcosa, un accessorio attaccato, e io invece vorrei usare una... molatura a tangente, così automaticamente dovrebbe girare e dovrebbe venire anche molto meglio, esente da vibrazioni più che altro. E quindi adesso regoliamo un'angolazione. Ecco, adesso regoliamo l'angolazione di questo bel affilatore, in questo caso è una rettifica. Gli diamo, io vorrei provare con 15 gradi, secondo me sono sufficienti. Stiamo. Ottimo, adesso facciamo l'accosto, guardiamo che sia tutto bello perfetto e proviamo, perché così chiaramente girando un po' in tangente, nonostante girino nello stesso modo, gli dovrebbe mangiare delicatamente anche la superficie. Per chi volesse vedere il video di questo filatore che diventa anche rettifica, vi metto il link qui in alto, così potete andarlo a vedere. Ve lo metto anche nelle schede finali, così non c'è problema, perché è veramente un oggetto versatile, comodo e utilissimo. E soprattutto, ripeto, versatile, quella è la sua forza. Ecco, adesso facciamo l'accosto, guardiamo se è pari. Ecco, di qua prende. Guardiamo di là. Ottimo, anche qua prende. Adesso controlliamo anche con la luce, che si vede sempre meglio con la luce sotto. Sì, direi che forse dà fastidio la camera, ecco così. Si va a chiudere perfettamente, Direi che siamo a posto così, quindi possiamo iniziare. Ecco, vi faccio vedere nuovamente l'assetto, siamo a 15 gradi, siamo praticamente, e appoggiamo direttamente sul cono con angolazione di 30 gradi e l'inclinazione dovrebbe riuscire, l'inclinazione, la mollatura a tangente dovrebbe riuscire a far ruotare la contropunta in maniera che si... Mentre gira si molla quel tanto che serve per pareggiarsi alla perfezione. Possiamo iniziare. Adesso facciamo una prima prova di accosto, così manuale, vedere se la ruota fa girare. Esatto, così la ruota fa girare la contropunta. E guardiamo se la gradazione che gli abbiamo dato è sufficiente per mollare quel metallo lì.
faccia così, si vedono già che sta formando delle righine, anche questa velocità, quindi vuol dire che lavora. Ottimo. Accendiamo il nostro attrezzo. Guardiamo l'avanzamento prima dove devo arrivare. Infatti sono troppo indietro solo. Faccio che arrivo qua massimo, quindi blocco il carrello. Faccio prima una prova. Ok, così è il massimo. Poi mi ritrovo lì e va bene così. Ok, cominciamo a avanzare. Facciamo girare prima lentamente e poi un momento dopo, perché non vorrei che ci venisse una magagna grossa. Ecco, adesso ha preso la rotazione, adesso possiamo aumentare. Lì di quella magagna che c'era, adesso lo togliamo. Ecco, la contrapunto praticamente finita, è venuta bellissima, è venuta. Adesso guardiamo se c'è da pulire un pochino, ma direi che sia stupenda, direi. Ed ecco che l'ho ripulito dall'olio e direi che sia un lavoro praticamente perfetto. Non c'è il minimo rigo, non c'è. Non so se si vede dal telefonino, ma è proprio la perfezione assoluta. E la parte di qua altrettanto.
ovviamente ho mollato solo la testa qui, non il piano perché non serve, ma è veramente veramente perfetta. Direi che la rettifica a tangente si è venuta alla perfezione e quindi si può riutilizzare questo sistema, migliorare magari, perché anch'io ho fatto un qualche errorino, ma è comunque positiva. Perfetto, adesso abbiamo la contropunta che è bilanciata e va nel cono alla perfezione, e qui adesso è tornata praticamente con le sedie nuove e posso riutilizzarla come da nuova. E niente, ci sentiamo alla prossima e buona rettifica a tutti. Ciao ciao, alla prossima, ciao.